Allora, questo video vediamo lo slade dell'Honeywell, l'IH25. Questo qui è uno slade per accoppiare palmari. In questo caso possiamo accoppiare l'EDA52 o il CT40 o il CT60. Come è composto? C'è lo slade e a parte bisogna prendere l'adattatore in funzione al palmare. In questo caso abbiamo montato l'adattatore per l'EDA52. Vediamo la semplicità. Come si trasforma un palmare Honeywell in un lettore RFID. Questo perché può essere utile? Perché io posso utilizzare il mio palmare per fare tutte le funzionalità di lettura col barcode, il magazzino, in produzione, quello che sia. Poi dove ho necessità di lettura dell'RFID, unendo l'IH25 mi diventa un palmare RFID. Ora, lo slade IH25 viene già fornito all'interno di una confezione di un caricabatterie, tipo quelli dei telefonini USB. Inoltre ha anche la possibilità di avere dei cradle e caricando lo slade carico anche il palmare. Accendiamo anche il palmare. Inoltre una particolarità che adesso lo vediamo all'opera, posso switchare tramite questo interruttore lettura RFID o switcho e abilito solo la lettura del barcode del palmare. Andiamo a utilizzare il software demo all'interno del palmare che si chiama OnRFID. Ecco, a questo punto vediamo a fare delle scansioni. Adesso ho impostato sull'RFID, premo il grilletto e inizio a fare le mie letture. Come potete vedere, con semplicità ho trasformato un palmare con lettore ottico in un palmare RFID. Adesso vediamo come si passa dalla lettura del tag RFID utilizzando lo slade sempre H25 alla lettura di un codice a barre senza la necessità di togliere il palmare. Leggera pressione di questo pulsantino per 3 secondi. Adesso mi è switchato in lettura 1D e 2D. Andiamo a prendere sempre il demo per le letture. Ecco adesso, vedete, sto leggendo il codice a barre, utilizzando sempre il grilletto dell'IH25. Poi, se io successivamente voglio ripassare all'RFID, basta che premo sempre il solito pulsantino 3 secondi e mi è switchato in RFID. A questo punto riapro l'applicazione demo. L'antenna è molto performante, oltre ad essere veloce, mi permette anche letture a una lunga distanza. Io, ecco qui, ho circa 4-5 metri, 6 metri, e io continuo a fare le mie letture. Quindi se vi occorre una soluzione, o avete già un parco preinstallato di palmari Honeywell, ripeto, è classificato per EDA52, o anche EDA51, la CT40 o CT60, potete trasformare il vostro palmare in un lettore RFID. Per qualsiasi informazione o soluzione RFID potete sempre contattarci ai nostri riferimenti.